Nasconditi. Sono il maggiore Sforza. Mi cerchi il capo della sicurezza del parco. Deve consegnarci dei sospetti. Kim, sei ancora lì? Angela, sì, che succede? Sforza è qui. Gabriele, Tempisti? No. Il capo non risponde. Lo vado a cercare, allora, per favore, grazie. Andate anche voi. Sta parlando con una guardia del parco. Avete poco tempo, dovete uscire subito. Possiamo, sta venendo verso di noi. A lui penso io, fidatevi di me. Quando ti sei fatto comprare? A che cosa stai dicendo? Che? Quanto ti ha dato Manfredi Albanese per lavorare per lui? Dimmelo. Tu eri come un padre per me, un maestro, una guida da seguire. Invece ti sei venduto. Forza, forza, su, correte, forza! Io non prendo ordini da Albanese. Fa parte del nostro lavoro usare quelli come lui, dovresti saperlo, Kim. Anche uccidere Elena fa parte del nostro lavoro, vero? Tu l'hai messa in trappola e non l'hai fatto per il servizio. L'hai fatto per salvarti. E l'hai fatta ammazzare. Sei stato tu a metterla in pericolo. No, io ho cercato solo di salvarla. Non fare il santo con me. Tu volevi solo una cosa da lei, l'archivio di Albanese. No. Lei l'ha rubato per te. E ha finito per farsi ammazzare. E ora finirei per far ammazzare anche i suoi bambini. I bambini non hanno niente, lasciali andare. L'archivio deve per forza averlo dato a loro. Aiutami a trovare i bambini e finisce tutto. Ascolta, tu non stai pensando ai bambini, tu pensi a te stesso. Sai bene che in quell'archivio ci sono le prove che hai lavorato con Albanese e se vengono fuori sei finito. Sei tu che sei finito, Kim. Tu, hai capito? Hai disubbidito ai miei ordini, ormai sei un cane sciolto. Ah sì? Bene, parlerò con i nostri superiori. Fallo, avanti, fallo. Non hai prove, non ti crederanno mai. Non sei più niente, Kim. Sei solo. Allora se è così non ho più niente da perdere. Vengo lì e te la faccio pagare. Avanti, vieni, ti aspetto. Maggiore, abbiamo un problema. Venga. Com'è possibile che una donna e due bambini siano riusciti a scapparle? Non è il mio mestiere tenere reclusi donne e bambini.